Sì, allora la mia relazione ha ad oggetto esattamente l'adunanza plenaria 16, anche perché ha costituito lo spunto per una interessante, almeno credo interessante, sentenza del TAR la 1445 del 2021, che ha applicato i principi desunibili da questa adunanza plenaria del 2020, dando luogo ad un annullamento di una giudicazione, ma non tout court, cioè non un annullamento che costituisce in via immediata soddisfazione del bene della vita a cui aspirava la seconda classificata, ma un annullamento con salvezza per l'esercizio del potere, come chiarito proprio dall'adunanza plenaria 16-2020, allorquando al paragrafo. Al paragrafo 15 fa proprio riferimento al divieto, alla preclusione per il giudice amministrativo desumibile dall'articolo 34,2 del codice del processo amministrativo. Però andando con ordine, diciamo come ha chiarito la professoressa, l'importanza di questa adunanza plenaria è aver definito i confini tra la lettera CBIS e la lettera FBIS, anche se questa definizione dei confini è foriera ovviamente di ulteriori problematiche, perché poi, come vedremo, come è stato già evidenziato, non è ben chiaro cosa può rientrare nella lettera F bis rispetto alla quale la plenaria afferma un carattere meramente residuale. Ricordo che appunto la lettera C bis, che originariamente era la lettera C, poi a seguito di una novella è diventata, anzi, prima ancora, la lettera C attualmente vigente, che interessa ai fini della mia relazione, riguarda il grave illecito professionale. E quindi ci siamo posti come tale il problema di quali precedenti, tra virgolette, professionali l'impresa dovrebbe dichiarare per evitare di incorrere in una falsità, ovvero omissione dichiarativa. La lettera CBIS prevede come possibile causa di esclusione, ci dice il Consiglio di Stato, non automatica, bensì discrezionale, l'informazione falsa o fuorviante, ovvero omessa, che però abbia un carattere specializzante, che determina un'esclusione appunto non automatica. E poi la lettera F bis, quella di cui il Consiglio di Stato afferma, rispetto alla quale il Consiglio di Stato afferma avere carattere residuale, riguarda la documentazione di dichiarazioni non veritiera. Quindi la plenaria ha evidenziato essenzialmente che il carattere fondamentale che caratterizza l'ipotesi di cui la lettera C bis non è puramente e semplicemente l'informazione falsa, fuorviante o omessa, ma un requisito ulteriore, cioè l'attitudine decettiva di questa informazione falsa, fuorviante o omessa, ovvero l'idoneità a incidere negativamente, influenzare la decisione della stazione appaltante. E questo poi spiega il perché non è sufficiente la falsità in sé a determinare l'esclusione, ma è necessario che la stazione appaltante effettui un'ulteriore valutazione discrezionale che è solo limitatamente sindacabile eventualmente dal giudice amministrativa. Invece l'ipotesi della lettera F bis, come emerge dal chiaro tenore testuale, perché appunto fa riferimento puramente e semplicemente a dichiarazioni, documentazioni non veritiere, è automatica, quindi è sostanzialmente una mera presa d'atto da parte della stazione appaltante della ricorrenza di questa ipotesi, salvo vedere poi quando si verifica, perché la plenaria ci dice che ha carattere residuale e neanche chiarisce bene quali potrebbero essere le ipotesi conducibili alla lettera F bis, però laddove si dovesse verificare l'ipotesi di cui la lettera F bis, l'esclusione dovrebbe essere automatica. Quindi è interessante, diciamo, analizzare la vicenda processuale che ha dato luogo a questa sentenza dell'adunanza plenaria 16-2020, che riguardava appunto l'esclusione di una impresa da una gara per mancanza, meglio, per dichiarazione non veritiera in ordine a un requisito finanziario. Cioè la stazione appaltante l'aveva escluso perché aveva ritenuto non veritiera la dichiarazione sul requisito finanziario applicando la lettera F bis. Il TAR Lecce sul ricorso dell'impresa esclusa confermava la bontà, la legittimità della decisione della stazione appaltante, ritenendo che effettivamente si fosse in presenza di una dichiarazione non veritiera ex lettera F comportante l'esclusione automatica. Quindi l'impresa esclusa tenta la strada dell'appello al Consiglio di Stato,
E la sezione, rilevando la sussistenza di un contrasto o comunque di una non chiarezza in ordine ai confini tra lettere C bis e F bis del comma quinto, rimette la questione all'ordinanza plenaria. La sezione rimettente rileva appunto l'esistenza di vari orientamenti in ordine all'interpretazione della lettera C bis, in particolare un primo orientamento che riteneva la norma avere carattere di chiusura, parlo della lettera C bis. In cui gli illeciti previsti hanno carattere meramente esemplificativo, mentre un altro orientamento aveva limitato la portata generalizzata degli obblighi dichiarativi desumibili dalla lettera CBIS, distinguendo chiaramente tra falsità e omissione e ricollegando l'automatismo espulsivo soltanto all'ipotesi della falsità. L'adunanza plenaria, innanzitutto, un chiaro distinguo nel senso che ritiene, anche su sollecitazione della sezione rimettente, che nella vicenda in esame non viene in rilievo una ipotesi, quindi in questo senso di forma e farlecce, non viene in rilievo un'ipotesi di falsità riconducibile alla lettera F bis, cioè dichiarazione non veritiera, che determina l'automatica espulsione, anche perché la dichiarazione della cui veridicità si discute riguarda un requisito finanziario e quindi non una questione una questione di diritto, quindi non di fatto rispetto alla quale si sarebbe potuto porre l'alternativa secca, vero o falso. Quindi una questione che necessitava ovviamente di una valutazione discrezionale, che era evidentemente mancata in prima battuta da parte della stazione appaltante. E non era stato riscontrato questo vizio erroneamente a dire dell'adunanza plenaria da parte del TAR in primo grado. Era mancata quella valutazione discrezionale proprio perché appunto, si era ricondotta la fattispecie all'automatismo escludente di cui la lettera F bis. Dal punto di vista dell'adunanza plenaria, questa fattispecie costituisce invece una falsità riconducibile alla lettera C bis rispetto alla quale si pone la necessità della valutazione discrezionale. Al fine di verificare l'idoneità decettiva, cosiddetta idoneità decettiva, capacità decettiva della dichiarazione, cioè l'idoneità della stessa a trarre in inganno la stazione appaltante. Poi l'adunanza plenaria giustamente estende questo ragionamento anche alla omissione dichiarativa, ma non peraltro semplicemente perché la lettera C bis, che tratta sostanzialmente nello stesso contesto, sia le informazioni false o fuorvianti, ma anche quelle omesse, informazioni omesse. Quelle informazioni appunto dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura selettiva. Quindi anche qui si pone la necessità, che poi si è posta nel giudizio che abbiamo definito al TAR Puglia con la sentenza 1445-2021, la necessità di determinare quali sono le potenziali informazioni omesse, qual è la fonte da cui deriva un obbligo informativo e l'idoneità di queste informazioni omesse a incidere sul corretto svolgimento della procedura di selezione. Ecco, e a questo proposito, quindi possiamo suddividere la parte, diciamo, dispositiva, tra virgolette dispositiva, in realtà è poco prima del dispositivo, cioè la parte della sentenza dell'adunanza plenaria che individua i principi di diritto applicabili in tre punti. Il primo, appunto, ci fa presente che le ipotesi di cui alla lettera C bis, cioè falsità, con capacità decettiva, omissione, necessitano di valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante senza alcun automatismo esclusivo. Il secondo punto fa presente che anche le omissioni, appunto, possono essere idonee a determinare l'espulsione, ma soltanto se hanno questa capacità di incidere sullo svolgimento della procedura e se oltre a essere informazioni imposte dalla legge di gara, sono anche informazioni che possono incidere sull'integrità e affidabilità dell'operatore economico, anche se poi non aggiunge altro su questo punto specifico, né in questo punto 20 né precedentemente, per cui poi sta ai vari giudici dei casi concreti che si presentano all'attenzione, valutare quando possono emergere obblighi dichiarativi ulteriori rispetto a fattispecie previste espressamente dalla legge, in generale dalla legge di gara. Quindi l'elemento comune all'omissione dichiarativa e alla falsità è che non danno luogo all'automatismo espulsivo di cui la lettera F. Ed in questo senso, sottolinea l'adunanza plenaria, diceva anche la professoressa, la
previsione normativa sembra essere in linea con l'articolo 57, paragrafo 4, lettera C della direttiva europea 24/2014, poiché prevede appunto una facoltatività dell'esclusione in questo caso, analogamente alle ipotesi di cui la lettera C bis. Ecco, qual è a questo punto, cioè il tentativo che fa la, vano direi, che fa la penale 16 di individuazione? Di chiarire gli ambiti applicativi delle due norme che sono parzialmente coincidenti, perché non veritiero o falso sono cose che sembrerebbero avere lo stesso identico sapore giuridico. E il criterio dovrebbe essere quello di specialità, che non so perché la plenaria riconduce l'articolo 15 delle preleggi, ma forse voleva essere l'articolo 15 del codice penale, cioè il criterio che viene utilizzato nel diritto penale per risolvere il concorso apparente di norma, è anche un criterio che può essere utilizzato per risolvere problemi di successione di leggi nel tempo, quindi credo che per criterio di specialità debba intendersi il criterio che serve a risolvere nel diritto penale il concorso apparente di norma, perché anche perché poi fa riferimento a quello che dovrebbe essere l'elemento specializzante che noi troviamo nell'articolo 80,5 lettera C bis, cioè l'idoneità decettiva della dichiarazione, che invece è assente nella ipotesi di quella lettera F bis. Sostanzialmente, il che poi giustifica il ragionamento dell'adunanza plenaria, per cui la valutazione discrezionale, proprio in ordine alla identità decettiva, è possibile solo con riferimento alla fattispecie di cui la lettera C bis, che comprende informazione falsa, fuorviante o omessa, mentre non, ma per un dato puramente testuale, non con riferimento alla lettera F bis, che determina appunto un automatismo espulsivo. E tra l'altro queste ipotesi, in realtà poi il Consiglio di Stato non chiarisce quali sono quelle di quella lettera FBIS, perché si limita a dire, ma l'avevo evidenziato in presenza anche dalla professoressa, che sono ipotesi che determinano l'esclusione senza alcun margine di opinabilità, ma fin qui ci siamo, e non sono finalizzate all'adozione dei provvedimenti di competenza dell'amministrazione relativa all'ammissione e alla valutazione dell'offerta e all'aggiudicazione. Quindi effettivamente questo punto lascia perplessi. Chiude la plenaria il terzo dei tre principi di diritto che vengono affermati nel dire appunto che lettera F bis ha carattere residuale. Mi sembra sostanzialmente una sorta di svuotamento, di azzeramento dell'ambito applicativo della lettera F bis, forse anche giustificato, giustificato probabilmente da una logica compromissoria che ispira questa sentenza, che in qualche modo ha voluto, diciamo, in senso lato, agevolare le imprese, perché è chiaro che una esclusione a fronte di una falsità, diciamo, o di una dichiarazione non veritiera, se viene ricondotta quasi sempre nell'ambito applicativo della lettera C bis, agevola, tra virgolette, l'impresa, perché non sarà un'esclusione automatica, ma discrezionale, e quindi se la può giocare, diciamo così. Mentre la lettera F bis, appunto, si parla di carattere residuale, soltanto che mi sembra un'interpretazione leggermente abrogans, diciamo, di questa lettera. Ma questo è. E poi un altro elemento che ho visto costituisce una critica della dottrina di questa, cioè, tripartizione, bipartizione, diciamo per meglio dire, tra automatismo escludente e esclusione non automatica, è in questo fondamentalmente, che effettivamente non è molto coerente, che è un comportamento più grave, è sanzionato, tra virgolette, con una conseguenza meno grave, perché la falsità decettiva sarebbe teoricamente più grave rispetto alla falsità evidentemente non decettiva, priva di unità decettiva di quella lettera F bis. Quindi con quella che ha questo elemento specializzante in più, la stazione appaltante può semplicemente valutare, deve valutare se ha questa idoneità. Se ce l'ha, sì, teoricamente dovrebbe escludere, però rimane questo margine di apprezzamento. Invece, per quella falsità che non ha appunto questa idoneità, perché se l'avesse rientrerebbe nella fattispecie immediatamente antecedente, l'automatismo è l'esclusione è automatica. Quindi, in questo senso, non è molto razionale questa bipartizione operata dal Consiglio di Stato. Però, vuol dire, la giustificazione probabilmente è nel senso di non rendere eccessivamente difficile la vita alle imprese, mettiamola così, sostanzialmente. Dopodiché c'è anche da dire che è poco coerente, ma questo da un punto di vista della successione delle norme, che la norma con l'elemento specializzante C bis sia immediatamente prima della norma priva dell'elemento specializzante, che sarebbe quella generale, cioè F bis. Vabbè, però questo probabilmente è un problema di coordinamento normativo. Allora, venendo invece dalla sentenza più generale, cioè che afferma ovviamente dei principi più generali di diritto in quanto appunto espressione dell'adunanza plenaria, a caso pratico del TAR BAI, non posso entrare nei particolari anche per
ragioni di tempo, in questo caso si contestava una aggiudicazione, l'impresa aveva contestato un'aggiudicazione e tra i motivi di gravame c'era il principale, era quello della omessa dichiarazione di un procedimento penale pendente. Quindi non un pregiudizio penale, perché se fosse stato ovviamente un pregiudizio penale ai sensi dell'articolo 80,1, nulla quaestio che andava dichiarato, e se non fosse stato dichiarato sicuramente quella era un'ipotesi di esclusione automatica vincolata. Ma non era questo il caso, era ovviamente il caso che spesso si presenta in giurisprudenza di un procedimento penale pendente per reati di corruzione, in questo caso specifico, con misure cautelari che avevano attinto in questo caso il socio unico, socio al 50% di questa società aggiudicataria. Quindi un soggetto che in base a una plenaria del Consiglio di Governo, che comunque rientrerebbe nell'80,3 con riferimento al pregiudizio penale, ma in questo caso ho detto non c'era perché si trattava di un procedimento penale pendente, però un soggetto che sarebbe tenuto alla dichiarazione. Ovviamente questo procedimento penale che ha avuto comunque al termine di dicembre, perché la misura cautelare aveva avuto poi... Era stata revocata, se non erro, oggetto di rivisitazione. Tutto questo non era stato ovviamente dichiarato, però ai tempi di internet e informazione immediata, poi le imprese che partecipano alle gare pubbliche sanno tutto di tutti, tutti sappiamo tutto di tutti ormai, e quindi ovviamente venuto a conoscenza di questa informazione a mezzo stampa, ovviamente l'ha fatta valere in giudizio. Ora, il problema è può questa, il procedimento penale costituire con misura cautelare, può costituire il TAR, costituire informazione omessa, come dice la lettera C bis, omessa informazione dovuta ai fini del corretto svolgimento della procedura di gara. Il TAR ha ritenuto di sì, come anche altri precedenti, ma non perché questa è un'informazione che in sé pregiudica la moralità, cioè non c'è ovviamente quella presunzione iuris et de iure di cui al primo comma, perché è chiaro che è un soggetto che ha una condanna in via definitiva per reati di corruzione, associazione mafiosa, tutti quelli tassativamente indicati al comma 1, sicuramente per la presunzione di legge non è adatto, non ha requisiti di moralità tale da meritare la partecipazione. Qui ovviamente parliamo di un soggetto che si deve presumere non colpevole perché appunto c'è un procedimento penale in corso. Il problema è che forse questo tipo di informazione è dovuta ai fini del corretto svolgimento della procedura, però ovviamente, come ho detto inizialmente, questa non è una sentenza di accoglimento puramente e semplicemente, cioè non è un accoglimento totalmente e immediatamente soddisfattivo della ricorrente, perché in applicazione del punto dell'adunanza plenaria 16, che ho citato precedentemente, che era il 15, ormai purtroppo le sentenze della plenaria stanno diventando, non dico delle norme di legge, ma si atteggiano un po' al diritto vivente e vigente come quello della Corte di Giustizia. E quindi, vabbè, hanno sicuramente una loro importanza anche nell'applicazione dei principi affermati nelle vicende giudiziarie successive. E quindi abbiamo applicato il punto 15 che fa rinvio all'articolo 34,2. Cioè quindi un accoglimento con salvezza dell'esercizio del potere, perché in questo caso noi abbiamo detto chiaramente che l'idoneità di questa omissione dichiarativa ad incidere sul corretto svolgimento della procedura di selezione è una valutazione che può essere rimessa solo e esclusivamente alla stazione appaltante. Quindi non è detto che la stazione appaltante in sede di remand possa eventualmente ritenere no, ma non è poi così grave questa omissione informativa, cioè individuare una qualche motivazione che è limitatamente sindacabile poi, così come si è detto a proposito della lettera C per l'errore professionale in generale, in base alla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Quindi, quello che per concludere questo mio intervento, quello che posso dire è che forse il procedimento penale pendente, con tutti i suoi sviluppi, magari anche favorevoli, anzi a maggior ragione se favorevoli, perché a me è capitato di vedere in altri giudizi domande di partecipazione dove viene descritto per filo e per segno tutto l'iter di un procedimento penale pendente a conoscenza che ha riguardato soggetti rilevanti fini delle dichiarazioni ex comma 3 e vengono tutti dettagliatamente descritti, per cui non nascondere nulla alla stazione appaltante onde evitare di... Chiaro che poi purtroppo si pongono inevitabilmente problemi con i principi di tassatività e tipicità che dovrebbero ispirare le cause di esclusione, però che ci sia, diciamo, attrito tra il principio di tassatività, tipicità e invece il concetto di errore professionale, che poi andrebbe dichiarato evidentemente, quello di cui la lettera C, che però come omessa dichiarazione può avere effetti ai fini di cui la lettera C bis,
E indubbiamente c'è, perché poi le linee guida ANAC specificano che il grave illecito professionale è sostanzialmente un concetto aperto fondamentalmente, è una tipica clausola aperta dell'ordinamento. Quello più in generale, ecco, che volevo dire è che secondo me il problema di fondo dell'articolo 80 è un problema rimasto insoluto probabilmente dall'articolo 38, perché l'articolo 38, leggendo la rubrica, poteva sembrare che risolvesse i problemi perché parlava dei requisiti generali di partecipazione, ma in realtà il contenuto dispositivo dell'articolo 38, parlo del vecchio codice del 2006, era causa di esclusione. Adesso abbiamo una perfetta corrispondenza tra la rubrica dell'articolo 80 del codice del 2016 e il contenuto dispositivo, c'è causa di esclusione, però forse quello che manca in una norma del codice, in una norma di legge, è l'individuazione di ciò che andrebbe specificamente dichiarato nella domanda di partecipazione. Lo so che può non essere facile, cioè oltre il pregiudizio penale che ci mancherebbe non sia dichiarato, ci mancherebbe non possa essere, non debba essere escludente, ma altre fattispecie che possono agevolare le imprese nel redigere la domanda rispetto a tutto quello che hanno commesso nel passato, quindi una norma che possa dare una chiarezza maggiore probabilmente, perché se poi chiedo agli avvocati se effettivamente questo problema. Cioè, nel dubbio che può avere un'impresa nel presentare le dichiarazioni al fine della partecipazione progettuale. Grazie consigliere. Sì, è un auspicio che condividiamo un po' tutti, però non sappiamo se questo video sarà mai realizzato, perché lo solo che ci vuole Sì, ah sì, poi siamo quello. Quindi dicevo, è un auspicio condiviso, ma non sappiamo quanto, diciamo, realizzabile, purtroppo questi spazi di discrezionalità rendono il quadro incerto e ancora in divenire, come dimostrano quanto ci hanno illustrato la professoressa Santini.